Bene, vi ho fatto vedere come svilupperà il nostro golfino. Adesso abbiamo concluso il primo giro, iniziamo il secondo. Per voltare il giro realizzate 3 punti di catenella che sostituiscono la prima maglia alta. Girate il lavoro, gettate il filo sull'uncinetto e nella maglia alta seguente, non questa, quella che segue, realizzate 2 maglie alte, una e due. A questo punto, nel pippiolino che avete realizzato nel giro precedente, inserite l'uncinetto e realizzate un punto basso in modo tale che questo gruppo si unisca. Gettate il filo sull'uncinetto e nella prima maglia alta del ventaglietto, quindi saltate una maglia di base, saltate la catenella e nella prima maglia alta del ventaglietto realizzate 2 maglie alte. Una. E 2 e quindi questo gruppo si chiude. Poi realizzate 2 punti di catenella e nell'ultima maglia alta del ventaglietto di base realizzate 2 maglie alte. Una e 2. Siete di nuovo sopra il pippiolino. Quindi inserite l'uncinetto nel pippiolino e realizzate il vostro punto basso. Gettate il filo sull'uncinetto, andate nel ventaglietto che segue, e cioè nella prima maglia alta di base, dove realizzerete 2 maglie alte, una e due, quindi 2 catenelle, e nell'ultima maglia del ventaglietto di base. Qui realizzate di nuovo 2 maglie alte, una e due. Quindi nel pippiolino che sta sotto inseriteci il punto basso e nella prima del ventaglietto 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle che sono le uniche catenelle che fate in tutto il giro, le fate sempre sopra il ventaglietto per separare le due coppie di maglie alte. Quindi nell'ultima maglia alta del ventaglietto ripetete le 2 maglie alte a coppia e poi di nuovo vi ritrovate con il pippiolino dove realizzerete il punto basso e così via per tutto il giro, alternando questi gruppi interi, uniti, di 2 maglie alte, una maglia alta nel pippiolino, 2 maglie alte, poi sopra il ventaglietto, le 2 maglie alte, di inizio e fine ventaglietto sono separate da 2 catenelle e così via fino alla fine del giro. Ci vediamo a fine giro per vedere come dovete concluderlo. A tra poco. Bene, siamo a fine giro. Ho fatto le 2 maglie alte alla fine del ventaglietto sottostante, quindi inserisco il mio uncinetto nel pippiolino per realizzare il punto basso e poi realizzo nella prima delle 2 maglie conclusive le mie 2 maglie alte del blocco che sto concludendo. Nella maglia alta sostituita dalle 3 catenelle realizzo una maglia alta finale e concludo il giro. A questo punto faccio 2 punti di catenella, volto il lavoro e nella seconda maglia alta di base, questa, realizzo una maglia alta. Poi faccio un punto di catenella e nel punto basso che abbiamo realizzato dentro al pippiolino, qui sotto c'è il pippiolino,
e dentro ci abbiamo realizzato il punto basso, qui dentro vado a realizzare il mio archetto di 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Poi faccio un punto di catenella perché ricominciamo con i gruppi fatti dal ventaglietto e dal triangolino, e vi ricordo che tra un gruppo e l'altro c'è sempre un punto di catenella di separazione. Getto il filo e nel punto in cui sotto avevamo fatto le due catenelle, a cavallo delle due catenelle, sulla prima maglia alta realizzo il mio primo punto alto e sulla prima maglia alta del gruppo accanto, dopo le due catenelle, realizzo il mio secondo punto alto e ho fatto il mio triangolino. Su questo triangolino io realizzo di nuovo il mio pippiolino di 4 catenelle. Inserisco l'uncinetto nell'angolo e realizzo un punto bassissimo. Faccio il punto di catenella di separazione e vado di nuovo nel punto in cui ho fatto il punto basso sopra il pippiolino, qui vedete, e nel punto basso vado a realizzare il mio ventaglietto di 4 maglie alte, quindi si ripete il primo giro che abbiamo realizzato sotto, quindi 3 e 4. Faccio un punto di catenella e vado a realizzare il mio triangolino. Il triangolino lo andrò a erigere qui tra le due catenelle di base, sulla seconda maglia alta del gruppo sottostante e sulla prima dopo le catenelle. Quindi qui faccio la prima e qui faccio la seconda. Il mio triangolino è fatto, mi resta soltanto il pippiolino, 4 catenelle, inserisco l'uncinetto nell'angolino e realizzo un punto bassissimo per chiudere il mio pippiolino. Faccio un punto di catenella di separazione tra i gruppi e vado a cercare il mio punto basso sopra il pippiolino sottostante, dove vado a realizzare il mio ventaglietto di 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo faccio un punto di catenella perché vi ricordo che su questo giro tra un ventaglietto e un triangolino c'è sempre un punto di catenella, getto il filo e vado a fare il triangolino. Nel gruppo sottostante, che sopra il ventaglietto aveva avuto una coppia di maglie alte, 2 catenelle, una coppia di maglie alte, ricordate? Allora io sulla seconda maglia alta sottostante vado a fare la prima del triangolo e sulla prima della coppia sottostante vado a fare la seconda maglia alta del mio triangolino e poi sopra il triangolino, come sempre, faccio il pippiolino. Inserisco l'uncinetto nell'angolo, nell'ascella delle maglie alte che mi trovo alla base, faccio il punto di catenella e vado di nuovo a cercare il mio punto basso, quello che ho inserito nel pippiolino del giro precedente. Quindi faccio le mie 4 maglie alte dentro al mio pippiolino, dentro il mio punto basso inserito nel pippiolino e 4, un punto di catenella e poi proseguo in questo modo per tutto il giro fino alla fine. Ci vediamo a fine giro per vedere come concludere. Bene, sono alla fine del mio terzo giro. Qui vediamo bene per quale motivo giri si sviluppano su un numero di 4, anche se i moduli alla fine che si ripetono sono 2, perché praticamente nel primo giro facciamo ventaglietti e triangolini, nel secondo giro facciamo il pippiolino
e la separazione con 2 catenelle. Questi due giri in realtà si ripetono sempre, infatti il terzo giro è esattamente il primo che abbiamo realizzato, però la diversità sta nella fine e nell'inizio del giro, perché all'interno dei due giri si alternano due moduli e quindi una volta a fine giro avremo un modulo e la volta successiva avremo l'altro modulo. Infatti, se notate, nel primo giro, che è come quello che stiamo facendo, cioè il terzo, che è caratterizzato da triangolini e ventaglietti, concludevamo il giro con un triangolino. Invece adesso concludiamo il giro con un ventaglietto, quindi è ovvio che la conclusione sarà diversa da questa. Allora, che succede? Che al terzo giro ho fatto il mio ventaglietto, come sempre faccio il punto di catenella e poi vado a gettare il filo sull'uncinetto e realizzo sulla ultima maglia alta una maglia alta. E sulle 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, un'altra maglia alta. E poi faccio le 3 catenelle di partenza, volto il lavoro e comincio il mio quarto giro. Nel mio quarto giro io devo fare un salto della catenella che separa i moduli e andarmi a inserire nella prima catenella, nella prima maglia alta del ventaglietto di base, dove realizzerò la mia prima coppia di maglie alte. E qui si ripete il secondo giro, quindi farò le 2 catenelle di separazione e sul ventaglietto praticamente organizzerò le 2 maglie alte all'inizio, le 2 maglie alte alla fine, separate da 2 catenelle. Quindi qui faccio la seconda coppia di maglie alte. E questo è quello che farò sempre per tutto il giro sul ventaglietto di base, quindi una coppia di maglie alte all'inizio del ventaglietto, una coppia alla fine del ventaglietto e 2 catenelle di separazione. Poi mi trovo il mio pippiolino e ricorderete che nel pippiolino io devo semplicemente realizzare un punto basso. Poi di nuovo mi sposto sul ventaglietto che segue, dove realizzerò la prima coppia di maglie alte, una e due, 2 catenelle e la seconda coppia di maglie alte, una e due, sempre così. E poi il mio punto basso nel pippiolino e di nuovo avrò il mio terzo ventaglietto. Di nuovo qui farò uguale. 2 coppie di maglie alte separate da 2 catenelle, una e due. E questa è la seconda coppia di maglie alte. Vedete che forma un triangolino? Con la base del ventaglietto sottostante si allarga e forma un triangolino. Nel pippiolino faccio il punto basso perché qui il triangolino si chiude, vedete? E poi nel ventaglietto che segue di nuovo 2 coppie di maglie alte, una, scusate, e due separate da 2 catenelle. E qui inserisco la seconda coppia. 1 e 2. Il punto basso nel pippiolino e proseguo così fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del mio quarto giro, che è simile a quello che abbiamo fatto nel secondo giro. Diciamo, il meccanismo è lo stesso, soltanto che inizia e finisce in modo diverso. Abbiamo visto che qui nel secondo giro finivamo col pippiolino e qui invece finiamo con le 2 catenelle, vedete? Perché si sposta il lavoro, si alterna, quindi il gruppo col pippiolino è precedente e poi finiamo con le 2 catenelle, esattamente come abbiamo iniziato nella parte iniziale del giro. Abbiamo il modulo con le 2 catenelle e poi quello col pippiolino.
Adesso vediamo come dobbiamo concludere quando con il modulo del secondo giro ci troviamo a concludere con le 2 catenelle. Dobbiamo gettare il filo sull'uncinetto e nelle 3 catenelle di base che sostituiscono la maglia alta realizzate semplicemente una maglia alta. Poi partite con le 3 catenelle, 1, 2, 3, come abbiamo fatto all'inizio del lavoro, perché questi 4 moduli, con queste modalità di chiusura e di apertura del giro, si ripeteranno sempre fino a quando non avrete raggiunto i centimetri che vi siete calcolati di raggiungere. Quindi questi 4 giri vanno ripetuti fino a quando non avrete raggiunto i centimetri giusti per realizzare lo scalfo manica. Ecco, quando avrete realizzato 23 centimetri per 15 centimetri, e cioè dopo il canolè avrete realizzato 14 giri con la nostra maglia a cunei. E sarete arrivati al vostro scalfo manica.